Salve a tutti ragazzi, sono Alberto e benvenuti in questo nuovo video di mod. Oggi vi andrò a parlare della Kinetic Penetrator, su una mod incentrata praticamente totalmente sulla carriera e che vi permette di guadagnare scienza in modo alternativo. Sono qui in un salvataggio appunto in modalità carriera, per poter vedere anche dove si sbloccano le parti. Allora abbiamo qui Electronics 300 punti. Abbiamo il Kinetic Penetrator, dopo ve ne parlerò. Qui 160 abbiamo il serbatoio, 160 il motore, e poi vabbè questo è il Nerva perché non me lo lasciava sbloccare. Torno indietro. VIP. Science, eccolo qui, Kinetic Penetrator. Questa mod ha bisogno della CAS per funzionare, nel senso funziona anche senza, però non proprio come era stata progettata per funzionare. Questo è il Kinetic Penetrator in sé. Pesa 150 kg, ha corrente, un generatore, un SIS, un po' tutto praticamente, tutto integrato. Ha anche una landing leg, che vi spiegherò dopo il perché. Nel senso che non dovrebbe esserci. Poi in Fuel Tanks abbiamo il suo mini serbatoio, è un serbatoio di monopropellente con decoupler integrato, e poi il suo mini motore, sempre a monopropellente, che pesa 60 kg, neanche tanto, e produce 40 di spinta, quindi pesa meno di quello stock e fa il doppio della spinta. Però ha una dimensione particolare, quindi è utile solo per questa mod, dato che mi serve qualcosa per la forma, no? Ok. È una misura un po' strana, diciamo il Kinetic Penetrator in sé sarà su 30 cm più o meno di diametro, dato che è la metà di uno Scar-B, mentre il serbatoio è forse 70-80 cm. In ogni caso ci sta dentro qualcosa da 1,2 m, quindi potete mettere un decoupler qua oppure un fairing o qualcosa. Inoltre, l'ultima parte sono gli airbrakes, che non vi ho mostrati perché sono airbrakes normali, solo più piccoli per essere messi su questo probe appunto. Non c'è niente di speciale e funzionano solo se c'è atmosfera, quindi sì. Li metto un po' più rastremati. Poi questo. Io direi di fare una specie di mini CBM. Quindi non voglio tutte le parti della cassa. No. Così. Poi fairing. Un po' strano, però shh, va bene. Pronti al lancio. Ok, il motorino di per sé non serve ad accelerare, serve più a rallentare, dato che questo penetratore cinetico, ce l'ho con l'inglese, oltre i 100 metri al secondo dà problemi con la fisica perché via wow, tranquillo, tranquillo. Viaggia talmente velocemente che la fisica si sballa. Ah sì, mi sta completando i contratti. Si sballa la fisica e quindi pensa che il probe sia sottoterra e lo fa esplodere. Quindi sì. Ora
Facciamo andare questo ICBM come un ICBM vero senza SIS. Devo stare attento a non finire in mare. Ok, sì, finisco in mare. Spegni il motore. Un po' in fiamme. Ok, non era come va benissimo. Esistono gli airbrakes per un motivo. Oddio, quanto ha rallentato. Va benissimo. Airbrakes. Girati. Bravo. Tira via airbrakes. Si ribalta. Bene. Rimani aperto. E ora in picchiata verso il terreno. Tiriamo via gli airbrakes. Rimettiamo gli airbrakes. Cerchiamo di rimanere sotto i 100 metri al secondo. Terreno un po' troppo angolato. Oh là, si è impiantato. Fa anche il suo suono molto interessante. Poi extend via l'antenna. Quell'antennina. Nuffole, lasciatemi in pace. La sua antennina. Poi via log. Seismic data. Ok. Keep data. Poi log temperature. Keep data. E poi basta. È un semplice modo per raccogliere scienza. Neanche poco costoso, direi. Si può sempre fare detach e poi lui si staccherà e. Perché esiste questa possibilità? Non lo so. Però esiste, quindi va bene. Ok, tempo ora di provarlo attorno a Moon. Rallentiamo con il nostro motore. Gli airbrakes. Vabbè, non ci servono, però. Shh. Ok, adesso stiamo andando al contrario, bene. Stiamo andando troppo veloci, quindi rallentiamo e poi stacchiamo il nostro motore. Bene. Bisogna ovviamente rallentare più di 100 metri al secondo perché una volta sganciato riprenderemo velocità, quindi tenetelo presente. Pronti a incastrarci? Ha lasciato Kerpa. Nope, non intendevo questo. Ha funzionato lo stesso. Shh. Però sono troppo veloce. Fu. Oh, ha funzionato, incredibile. Si sono un po' staccati gli airbrakes, però. Ok. Un po' staccati. Allora, extend. E poi. Log seismic data, 80 scienza sulla Luna, che è parecchio. Keep data 36 si è trasmesso. Immagino che all'inizio della carriera trasmettere sia l'unica opzione, però magari verso la fine
cioè più avanti nella carriera, magari andarli a recuperare con un rover, con un Kerbal, mentre si fanno delle missioni, non so, tipo li spari a caso su un pianeta o sulla luna e poi li vai a raccogliere con un piccolo craft o con un rover. Quella sarebbe l'idea migliore. Temperatura invece 32 scienza, 16 si è trasmesso. Vabbè, trasmettiamo. Fatto. E quindi niente, questa era la Kinetic Penetrator su una mod interessante. Un attimo che faccio detach. Una mod interessante per la carriera, specialmente per l'inizio, perché permette di fare scienza facile. E quindi niente, è diventata una trottola. Mio sire. Un saluto dal team di Carbon Italia, da Alberto.